Ciao, in questo video vi mostrerò come sfruttare App Inventor 2 per trasformare le tabelle di comunicazione aumentativa da cartacee a digitali, quindi come creare app che riproducono in tutto e per tutto le nostre tabelle di comunicazione cartacee. In realtà le riproducono quasi perfettamente, ma le integrano con funzioni aggiuntive, quindi in particolare vedremo come creare tabelle di comunicazione aumentativa addirittura parlanti. Vediamo però prima di tutto cosa ci serve. Allora, innanzitutto prepariamo le immagini che vogliamo inserire all'interno di questa tabella, quindi le digitalizziamo oppure in generale prepariamo i file con le immagini. Poi ci servirà un account Google perché, come vi ricorderete probabilmente dai video scorsi, per utilizzare App Inventor abbiamo bisogno di un account Google. Se ancora non l'avete, vi lascio anche il video con il tutorial per creare un account. Poi ci serve un'infarinatura generale, ovviamente, di App Inventor, perché è lo strumento che andremo ad utilizzare proprio per la creazione. Anche di questo vi lascio il video alla playlist. Nella playlist, oltre al video generale, quindi con la panoramica, trovate anche altri due video inclusivi che ci permettono di creare app, uno per il riconoscimento vocale e l'altra per la sintesi vocale. Non per la creazione, ma per l'installazione e quindi la fruizione di quest'app, ovviamente vi servirà un dispositivo mobile, uno smartphone o un tablet. Ovviamente Android, perché App Inventor crea app per Android. L'app che andremo a creare tra pochissimo con il tutorial sarà simile a questa. Vedete che c'è una serie di immagini, ovviamente potete inserire tutte le immagini che volete. Ogni volta che si clicca su un'immagine viene pronunciato il testo corrispondente all'immagine. Adesso vi lascio al tutorial. Accediamo al sito di App Inventor, ai2.appinventor.mit.edu. Creiamo un nuovo progetto con Start New Project. Inseriamo il nome del progetto e clicchiamo su OK. Innanzitutto inseriamo un layout che ci permetterà di posizionare le nostre immagini. Nella palette di sinistra quindi selezioniamo Layout e prendiamo l'elemento Table Arrangement. Lo trasciniamo all'interno dello schermo. Questo elemento ci permetterà di inserire una tabella per ora trasparente all'interno dello schermo. Nella colonna delle proprietà a destra andiamo ad inserire il numero di colonne e il numero di righe che vogliamo compongano la nostra tabella. Per quanto riguarda altezza e larghezza, vi consiglio di selezionare Fill Parent, cosicché vada a coprire tutto lo schermo. Poiché vogliamo che le nostre immagini siano cliccabili, dobbiamo inserirle come pulsanti. Quindi nella palette selezioniamo la categoria User Interface, prendiamo l'elemento Button pulsante e lo trasciniamo all'interno della tabella che abbiamo inserito all'interno dello screen. Vedremo diversi profili blu, che sono i profili degli spazi che abbiamo a disposizione all'interno della tabella, quindi delle celle. Inseriamo il pulsante nella prima cella in alto a sinistra. Nella colonna Componenti lo andiamo a selezionare e clicchiamo su Rename per rinominare il pulsante. Nella colonna di destra andiamo a cercare l'attributo Immagine per prima cosa. Clicchiamo all'interno del campo dove adesso è selezionato Nessuno e andiamo a selezionare Upload File per caricare il file che vogliamo abbinare a questo pulsante. Cerchiamo il file, lo selezioniamo e clicchiamo su Apri e poi selezioniamo OK. Vedete che il file di immagine è stato inserito come immagine del pulsante, per ora è troppo grande, quindi andiamo ad inserire altezza e larghezza. Vi consiglio di inserire il numero preciso di pixel in modo che riusciate a lavorare anche sugli altri pulsanti più agevolmente. Sempre nella colonna di destra, Proprietà, andiamo a cercare l'elemento testo, l'attributo testo e andiamo a scrivere il nome dell'immagine del pulsante.
Tenete presente che questa sarà la parola che verrà pronunciata dalla sintesi vocale, quindi fate attenzione alla parola che inserite all'interno. Poiché in questo modo la parola sarebbe sovrapposta all'immagine, torniamo nella colonna delle proprietà, selezioniamo Text Color, che in questo caso è segnato come default, e selezioniamo Nessuno, None. In questo modo avremo comunque il testo del pulsante, ma sarà trasparente, quindi non verrà sovrapposto all'immagine. Continuiamo così anche per gli altri pulsanti. Dopo aver inserito tutti i pulsanti con le relative immagini e i testi abbinati al pulsante, dobbiamo inserire l'elemento che ci permetterà di far parlare questi pulsanti, quindi la sintesi vocale. Nella palette andiamo a selezionare la categoria Media e prendiamo l'elemento Text to Speech. Lo trasciniamo all'interno dello schermo. Poiché è un elemento non visibile, che non compare quindi visivamente e graficamente all'interno dell'interfaccia, verrà posizionato direttamente sotto allo schermo. La parte di design è terminata, quindi andiamo nella scheda Blocks attraverso il pulsante Blocks in alto a destra. Per programmare i pulsanti dobbiamo dir loro che ogni volta che si clicca su un pulsante, la sintesi vocale deve mettere un messaggio uguale al testo del pulsante cliccato. Quindi andiamo a prendere ad esempio pulsante Tromba, clicchiamo. E tra i blocchi a nostra disposizione andiamo a prendere il blocco When pulsante tromba click do e lo posizioniamo sul foglio bianco. Poi, come dicevamo, dobbiamo dire alla sintesi vocale di emettere un messaggio ogni volta che il pulsante viene cliccato. Quindi selezioniamo Text to Speech e prendiamo il blocco di procedura Call Text to Speech 1 Speak Message. E lo andiamo ad incastrare esattamente nel blocco che abbiamo posizionato prima sul foglio. Come dicevamo, poi il messaggio deve essere uguale, quindi corrispondere al testo del pulsante. Andiamo quindi a selezionare pulsante tromba e cerchiamo il blocco apposito. Quindi questo, pulsante tromba.text. Quindi l'attributo testo del pulsante tromba. Ora quindi la programmazione è completa. Infatti ci dice quando il pulsante tromba viene cliccato, fai in modo che il text to speech, quindi la sintesi vocale, emetta un messaggio corrispondente all'attributo testo del pulsante tromba. Inseriamo la stessa programmazione per tutti gli altri pulsanti. Anche la programmazione dell'app è terminata. Possiamo cliccare su Connect per testare l'applicazione oppure su Build per creare direttamente il file APK e installarlo sul nostro dispositivo mobile. A questo punto avremo un'app simile a questa. Ogni volta che andremo a cliccare un pulsante verrà emesso un messaggio uguale al testo che abbiamo selezionato e quindi inserito per quel pulsante. Tromba. Piatti. Filosofo. Avete visto quindi come in modo molto semplice e soprattutto gratuito abbiamo creato le nostre app implementabili perché il nostro file rimane lì e lo possiamo modificare di volta in volta, ovviamente poi scaricando la nuova app. E ovviamente, visto che la stiamo creando noi stessi, è un'app iper personalizzata e personalizzabile perché possiamo inserire tutte le immagini che vogliamo. Ovviamente questa è una versione di base dell'app perché avete visto che è molto semplice, è strutturata su uno schermo soltanto. Ovviamente se siete curiosi di vedere anche le versioni avanzate, mi potete lasciare un commento così posso rispondere alle vostre domande e magari fare video anche con versioni appunto più avanzate. La stessa tecnica poi la possiamo abbinare non solo alle tabelle di comunicazione, ovviamente, ma anche a tanti altri strumenti, ad esempio i libri parlanti. Se
Scrivetemi nei commenti, quindi se avete provato a costruire la vostra app, magari lasciatemi un riferimento per dirmi su cosa l'avete creata e come l'avete utilizzata nelle vostre classi o nei vostri contesti. E vi ricordo sempre che intorno al video c'è il pulsante rosso con la scritta iscriviti per iscriversi al canale e non perdere nemmeno un video del lunedì. Ciao!